Ricordiamo che il GISM è nato come gruppo di scrittori, ma raccoglie tutta una serie di artisti di qualsiasi tipo, dalla fotografia, come dimostra questa mostra, ma anche alla scultura, alla pittura e così via. Abbiamo quindi scelto Don Soliro perché, primo, il Festival di Trento è una ribalta internazionale alla quale meritava di presentare questo personaggio così capace e così conosciuto soltanto a livello regionale. E poi perché attraverso queste fotografie noi tocchiamo un punto profondo della passione alpina, che è quello che dell'ascesi, è quello dell'elevazione, è quello della contemplazione. Guardando queste fotografie siamo coinvolti, siamo chiamati ad un approfondimento che eleva lo spirito, chiama in causa proprio il nostro amore per la montagna, portandolo ai livelli più alti. Abbiamo conosciuto altre montagne, anche recenti romanzi, in cui la montagna alla fine finiva per essere, per assorbire i personaggi, per distruggere la presenza del personaggio, perché scompariva, diventava un tutt'uno con la montagna. Qui è diverso, guardando queste fotografie ci sentiamo invece trasportati ai livelli più alti dello spirito e quindi a una nuova vita di maggior significato, maggior senso, maggiore coinvolgimento. Il significato di agismo è quello di ricordare tutti gli appassionati della montagna, a tutti gli escursionisti, a tutti quelli che praticano, vivono la montagna, che ci sono dei valori alti a cui puntare. Se lavoriamo per la salvezza personale, tanto più dobbiamo lavorare per l'ambiente, dobbiamo lavorare per la terra che ci ha accolto, che ci accoglie, che ci consente di vivere e soprattutto di lavorare per quei luoghi privilegiati che sono i luoghi straordinari, che dal livello naturalistico hanno un'importanza particolare e lanciano messaggi particolari. La montagna è sicuramente uno di questi luoghi e il gruppo italiano scrittori di montagna ha lo scopo proprio di valorizzare e di trasmettere il grande messaggio, che è un messaggio esistenziale, un messaggio morale, un messaggio che sposa la tecnica con la conoscenza, sposa la bellezza con la morale, sposa il vivere in montagna con quei valori depositati che hanno trasformato e mantengono la montagna a quei livelli straordinari, naturali, di difesa, di conoscenza, di proposta che la montagna è sempre in grado di fare per chi la frequenta, per chi la ama e per chi attraverso di essa raggiunge anche livelli superiori di vita propria, personale, dello spirito e dei sentimenti.